dobbiamo chiamare la dottoressa. No, cioè, basta, ma mi sto... basta. No, 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 no. Signori, apri la bocca, questa medicina non è così buona, ma un po' schifosina. Cosa? Si ferma. E ora, dottoressa Vanessa, devi tenerlo e non si deve muovere neanche se succede qualcosa di grave. Neanche non vuole più. Non basterà mai il piede. Cuoricino, io mi sto preoccupando. Cioè, queste due dottoresse praticamente fanno delle cose che io non ho mai visto. Ciao a tutti, cuoricini. Oggi praticamente le bimbe non ci sono perché sono fuori e io sono in casa con papà Alexandro che non sta molto bene. Loro. Sì, 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 perché vabbè. Non posso muovermi ancora. Se vi ricordate cosa è successo in montagna? Mamma mia, una cosa pazzesca, ragazzi. Sono scivolato e mi sono usato il ginocchio. Sono venuti due signori. Sì. Con elicottero, vi potete immaginare. L'hanno portato in ospedale. Vi potete immaginare. Adesso vi faccio vedere quello che ha Papino al piede. Come stai? Ciao. Come ti dice, sto male, mi fa male la testa, mi gira la testa. Cosa? Un po' di febbre perché l'elicottero era quello senza porte aperto. E c'era una cosa pazzesca, cuoricino. Vento, quindi pochino, mi fa male. Ma un po' di colpa del ginocchio. Aspetta, un po' di fermati. Ma tu scotti? Davvero? Cioè, infatti, perché avevo un po' di... No. Dobbiamo chiamare la dottoressa. No, cioè, basta, ma mi sto... basta. No. Mi sto preoccupando, guarda, il piede. E dopo lo sai che ti devo mettere anche quella puntura che mi avevano detto. Io non ci riesco, io non ho fatto mai una puntura. No, basta. Sì. Mi hanno messo 5 l'altra volta. Qual è il numero della dottoressa? Eccolo. Speriamo che mi risponda. Pronto, buonasera. Dottoressa? Sono la moglie di Alexandro, avrei bisogno di lei. Sì, non è che per caso potreste venire a casa nostra? Perché Alessandro sta malissimo. E come è successo? Gli fa male il piede, gli dovete mettere anche quella punturina e ha un po' di febbre, mi sto preoccupando. Veniamo subito, a dopo, ciao. Sì, ti aspetto, grazie. Sì, a dopo, ciao. Ha detto che arriva, ti puoi immaginare, arriva! Veramente mi sto preoccupando, veramente. Dottoressa, andiamo subito, c'è un signore che sta male. Ok. Dai, prendiamo tutte le cose, dai, veloce. Andiamo a visitarlo, dai, veloce. Cuoricini, veramente è una cosa pazzesca, cioè non è mai capito. Ecco, sono arrivate! Arrivo subito! Buongiorno, entrate lì. Ciao, cosa è successo? Ciao. Signore, cosa è successo? Io sono dottoressa Erika. Ciao, signore, cosa ti è successo a ginocchio? Io mi chiamo dottoressa Vanessa. Ciao, dottoressa. Ciao, dottoressa Erika. Ciao, dottoressa che Vanessa. Ah, si chiama Stella, è una gatta. Oh, e ha 4 mesi. Sapete che anche i gatti sentono quando ti fa male qualcosa, si sentono. Si è capito che sono vicino. Che carina. Sì. Fa male? Sì, molto male. Mi gira anche la testa, mi sento un pochino di febbre. Sì, anche controlliamo adesso. Abbiamo portato la poltrona. Eccola. Dottoressa Erika, però prima di mettere... Ma c'è bisogno? Prima cosa dobbiamo guardare gli occhi. Ok. Signore. Un po' male perché... Forse perché con il freddo, non lo so. Sì, ho preso la pioggia. Ah, perché lì... Ma, allora, volete misurargli la febbre, giusto? Così vediamo, se no... Boh. Anche i denti, vediamo se sono arci. Ma così? Per un pochino. Sono un po' sporchi sopra. Ma perché sono un po' sporchi? Dobbiamo tagliare un pochino. Perché ho mangiato poco fa un cioccolato. Che... Anche una medicina c'è. Ma che medicina? No, ma fermatevi! Ma che medicina le avevi...
Sì, dottoressa, che medicina le avevi dato? Medicina per il raffreddore. Ma io non lo so se lui ha raffreddore. Ma dottoressa, di sicuro lei è una dottoressa? Vediamo quanta febbre ce l'hai. Davvero, Scotty! È per quello che mi girava la ma testa. Ma cosa? Lui. Mi sto preoccupando. 40 di febbre. Oh, quanto? Vediamo, fammi vedere. Non ci posso credere, non ci posso credere. Adesso cosa si fa? Per la febbre dobbiamo prendere una medicina. Ah, è questo che dovevo dargli per la febbre. Signori, apri la bocca, questa medicina non è così buona, ma è un po' schifosina. Cosa? Dai, apri la bocca, bravo! Cuoricini, io mi sto preoccupando, cioè, queste due dottoresse praticamente fanno delle cose che io non ho mai visto. Le hanno dato due medicine, adesso gli vogliono mettere una puntura, non cosa so quale. No, questo forbice non si usa. Elena, cosa succede? Ma volevano tagliargli qualcosa, cosa vuole? Mettiamogli l'olio adesso. Un olio? Sì. Ma siete sicurissime? A cosa serve quest'olio? Dottoressa, a me fa male il ginocchio. E per i ginocchi? Quest'olio fa passare tutti i dolori. Va bene, mi fido. Ma dove dovete fare questo massaggino? Cosa? Ma cosa li state facendo? Devo fargli i massaggini sul piede. Mi sa che va bene questo. Ma che cosa è questa puzza? Che odore ha questa medicina? Non respiro più. Ma quest'olio cosa aiuta? A passare tutti i dolori? Che cos'è questo? Non lo so. Dottoressa Erika, dottoressa Vanessa, ma volevo chiedervi una cosa. Ma cosa state combinando? Non ma lasciatelo! Cosa li state facendo? Dottoressa Erika, dottoressa Vanessa, per cosa vi fermate un pochino? Mi date questa medicina? Me la date per favore? Cosa? Cos'è qua? Cos'è questo? Questo è per far dolore per la pancia. Ma non mi fa male la pancia, ti lo dico io. Basta, non gli fa volta. Dottoressa fa male Erika, dottoressa Vanessa, non gli fa male la pancia. Ah. Il ginocchio! Cosa le avete fatto? Neanche non avete guardato il suo ginocchio. No, fermate. Avete sporcato il letto, avete visto cosa avete combinato qua? Stop. Si ferma, dottoressa, si ferma, per favore. Ma vi state... Cioè, immaginate quello che gli state facendo a questo signore? Cosa combinate? State facendo pratica su di lui? Guardate che sta svenendo! È svenuto! Ehi! È svenuto! Aiutatemi, è svenuto! Ehi, papi! Ehi! Papi! Dateli qualcosa! Un po' di acqua! Subito! Subito! Male, ma cosa avete combinato? Cosa gli state facendo a questo povero uomo? Dove sono? Ascoltami, come stai? Dove sono? Come stai? Dimmi come stai? Ho avuto un sonno che erano venuti a due dottoresse e mi volevano fare la punturina. Signora, dobbiamo fargli questa puntura perché è molto importante e per il suo bene. Davvero? Adesso chiudi gli occhi e respira. Tienili le mani, i piedi, anche tu. Va bene, vi aiuto, però mi raccomando, papino, fai attenzione, stai calmo, un bel respiro, che adesso ti facciamo questa bella punturina e ti passerà il piede e vedrai che due o tre giorni sarai già guarito. Va bene? Mi raccomando. E ora, dottoressa Vanessa, devi tenerlo e non si deve muovere neanche se succede qualcosa di grave. Neanche non vuole più. Non passerà mai il piede. Ascoltami, mi raccomando, il piede non lo devi muovere, no, ok? No, dai, dottoressa Vanessa, tenete bene? No. Anche tu tienili. Sì, li prendo il piede, dai. Ah!
tutto a posto? Cosa? Guarda, sta tremando! Sta tremando! Dottore, sì. Significa che si è fatto un effetto la medicina? Senti di nuovo il piede! Che bello! Dottoressa Erika, dottoressa Vanessa, vi prego, prendete tutte le vostre cose e per favore lasciatemi da sola con mio marito, per favore, mi sto un po' preoccupando per quello che gli state facendo! Elena, non mi sento le orecchie già. Cosa? Oh, Vanessa, c'è uno scoperto! Stavamo! Cosa è successo? Cosa è successo? Perché sono andate? Perché si è scoperto, non mi sento le braccia. Non riesco ad alzare le braccia. Cosa è successo? Aspetta, un secondo. Hanno lasciato tutta questa medicina qua, guarda. E che cos'è questa? Guarda cosa hanno scritto qua. Cioè, hanno fatto gli scarabocchi. Ma chi sono loro? Cioè, non lo so. Adesso ho capito. Come stai? Aspetta che... Le braccia. Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo so cosa ti hanno fatto. Adesso ho capito chi era. Chi? Sai che ricetta mi hanno scritto? Che ricetta? Ti ho detto io che mi sembra che li conosco da qualche parte. Siamo Erika e Vanessa. Sono quelli due youtuber. Ah, allora ci hanno fatto... C'è scritto? Vi mandiamo tanti... Fatti bene, ti mandiamo tanti cuoricini. Iscriviti al nostro canale. Allora cosa hanno combinato? Ci hanno fatto uno scherzo? Ma che scherzo? Ma cosa mi hanno messo? Perché non mi sento le braccia? Io direi di chiamare la polizia, non lo so, di andare in pronto soccorso. Cosa facciamo? Aspetta, Come siamo cascati così? Allora ci hanno fatto uno scherzo, cosa ci hanno dato? Vabbè. Ma sono stati veramente bravissimi a fare lo scherzo perché non ci siamo accorti? Veramente? Ma allora con chi ho parlato? Ho parlato con loro. Vado a entrare adesso su YouTube a guardare cosa hanno combinato ancora. Non ce la faccio più. Portami il cellulare per piacere. Sì, lo porto. Aspettami qua. Cuoricini, devo chiudere subito questo video perché adesso devo chiamare il vero dottore. Loro, cioè, non sono dottoresse, sono Erika e Vanessa. E sono delle youtuber. Vi potete immaginare, non lo so, cosa ha fatto a papà Alessandro. Una cosa pazzesca. Adesso chiudo questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!